Il lavoro dei giovani è fondamentale, noi dobbiamo riaprire un orizzonte di speranza per i nostri giovani, le politiche di crescita che abbiamo fatto in questi anni sono per questo. Al Mezzogiorno abbiamo varato interventi importanti, alcuni già stanno producendo frutti, il credito d'imposta di investimenti ha già generato 3 miliardi di investimenti aggiuntivi di imprese private al sud, che sono posti di lavoro per i giovani. La decontribuzione dei nuovi assunti a tempo indeterminato sta producendo effetti importanti. Oggi presentiamo, anzi diamo il via operativo a due misure che abbiamo varato col decreto legge Mezzogiorno del giugno scorso, dell'estate scorsa. Resto al sud, capitale per i giovani, le ragazze e i ragazzi che vogliono fare impresa, anche se non hanno mezzi propri per mettere sull'attività, è lo Stato che mette a disposizione capitale per fare impresa nel Mezzogiorno. Banca delle terre, le terre incolte messe a disposizione dei giovani che vogliono valorizzarle. Però le città del sud sono ancora all'ultimo posto nella classifica come qualità della vita e come servizi. Il Mezzogiorno risente di decenni in cui il divario economico dal centro-nord è andato allargandosi. Ora sono 3 anni, dal 2015 a oggi, che registriamo un Mezzogiorno che ha rialzato la testa. Il prodotto interno lordo cresce più che al centro-nord, l'occupazione in percentuale cresce più al centro-nord, però la disoccupazione al Mezzogiorno ovviamente purtroppo è molto più alta, però l'occupazione cresce in questo momento di più. Noi dobbiamo fare in modo che questi risultati si consolidino, si rafforzino, perché la crescita del Mezzogiorno serve a tutto il nostro paese ed è il modo con cui potremo recuperare quelle situazioni di sofferenza che lei diceva prima. A me convince la cooperazione istituzionale che è stata messa in campo negli ultimi mesi tra governo nazionale e città, in particolare su progetti importanti, il patto per Napoli, i bandi per le periferie, il PON metro. Stiamo lavorando bene su lavori importanti, storici per la nostra città. Per decollare in modo più efficace bisognerebbe soprattutto intervenire in questi giorni nella manovra economica che è in discussione al Senato e tra qualche ora alla Camera, perché se non si eliminano i blocchi normativi e i vincoli finanziari, quel decollo auspicato del Mezzogiorno come del Paese non ci sarà, perché se non si consente, faccio un esempio, ai comuni di fare turnover, poi alla fine la gran parte degli investimenti, delle opere, dei lavori passano dalle amministrazioni comunali. Quindi se non sono messe in condizione di operare, se non hanno la possibilità di spendere i soldi che hanno in cassa, o se addirittura alcuni comuni vanno in dissesto, rischiamo di fare astrazione. Invece, siccome è stato fatto tanto, io penso a Napoli, anche di cooperazione istituzionale tra governo nazionale, governo regionale, città metropolitana e comune di Napoli, tra un po' si potrebbe effettivamente svoltare se tutti si convincono del fatto che la leva principale della svolta sono i territori e quindi i sindaci eletti direttamente dal popolo, che sono in grado di rappresentare un punto di riferimento importante per la coesione democratica e uno sviluppo economico anche molto diverso rispetto a quello che c'è stato negli ultimi anni. Il Mezzogiorno poi, e credo che se ne stanno rendendo conto tutti, in particolare Napoli, non sono più zavorra, non sono più piombo, ma anzi stanno diventando sempre di più un volano in termini anche di prodotto interno lordo, di export, di investimenti, di un privato che investe sul territorio, di un pubblico anche con le mani pulite, che rompe le commistioni tra privato e pubblico. Insomma, c'è un'energia forte e mi sembra che anche il governo nell'ultima composizione, cioè il governo dell'ultimo anno, mettiamola in questo modo, ha lanciato dei segnali che noi abbiamo colto.